Signore e signori, buonasera. Mi dispiace per l'attesa, mi dispiace che dopo tutta questa attesa ci sia io qui per voi. Meritate sempre il meglio. Grazie per essere venuti qui così numerosi, grazie alle istituzioni. E iniziamo questa cerimonia che sarà rapida, avrà tutto il ritmo che serve per premiare tutti questi artisti che sono venuti qui a Corato in questa nuova edizione di Apulia Web Fest. Chiamo subito Michele a fare il suo saluto. Prego, il presidente di Apulia Web Fest. Ciao. Ciao a tutti. Allora, sono stati tre giorni molto intensi, quindi perdonate qualche sbavatura dell'ultimo momento, però noi stessi non ci aspettavamo tutta questa partecipazione, quindi adesso stiamo provvedendo con altre sedie. Stanno arrivando, veramente lo staff è corso a prendere le altre sedie, quindi ancora qualche minuto di pazienza, però considerando che vi abbiamo fatto attendere per la messa in onda, pensavamo fosse giusto insomma iniziare con le presentazioni. Adesso ci penserà Raffaele a fare gli onori di casa. Io vi volevo dire che a Apulia Web Fest avrete imparato un po' tutti ormai, questa è la sesta edizione, è nata da un'idea di voler mettere assieme il cinema con la pace, e noi ogni anno dedichiamo un momento di riflessione prima del festival. Quest'anno il momento non è temporale ma è spaziale, perché c'è questa bandiera a rappresentare un po' il bisogno di pace che c'è un po' ovunque, no? Anche in alcune tematiche dei lavori che abbiamo visto, e questa resterà sempre una colonna portante di Apulia Web Fest, perché siamo convinti che gli audiovisivi possano creare anche, no, quell'amalgama tra i popoli. E l'altra amalgama importante, ma ve lo potranno testimoniare gli autori in questi giorni, è stato anche il cibo, il buon cibo pugliese. Quindi io tolgo il disturbo, vi ringrazio per essere qui e godetevi la serata, poi ci saranno tante cose da dire, avremo un sacco di ospiti, e buona visione e buona premiazione. A dopo. Allora, io sono Raffaele Tedeschi e sarò il vostro maggiordomo multimediale praticamente. Ho curato le proiezioni, ho interagito con gli artisti, farò da traduzione, la traduzione quando possibile, perché abbiamo ospiti veramente da tutto il mondo, anche dall'altra parte dell'oceano. Ed è un vanto per noi, ma soprattutto può essere un vanto per la città di Corato, a cui dobbiamo tanto supporto. Quindi io prima di tutto inviterei sia il sindaco che l'assessore alla cultura Corrado De Benedittis e Beniamino Mattuoni. Siamo davvero felici di questa esperienza, perché credo che sia un'esperienza che in realtà apre la città, il territorio, la comunità alle culture altre. E quando dico culture altre dico visioni della vita, del mondo, abitudini. E questo fondamentalmente ci arricchisce, ci fa crescere. Ed è probabilmente poi ciò di cui una comunità ha bisogno, confrontarsi sempre con l'altro, relazionarsi con l'altro. È l'unico modo che abbiamo per crescere, per migliorarci. Quindi di questo io voglio ringraziare ovviamente gli organizzatori, Michele, la Terra, Raffaele, Daniela, ma tutto lo staff che si occupa di questo lavoro importante, che credo dia
lustro e valore anche alla città, ma soprattutto che dia lustro e valore al territorio e perché no anche alla nostra Puglia, per quello che portiamo nel mondo. Quindi grazie, grazie a voi. Buonasera a tutti voi, innanzitutto è un piacere essere qui. Consentitemi di salutare innanzitutto Michele Vintolo, Fede Tedeschi e Daniela Iosca che, diciamo, propongono la Puglia Web Fest. Un saluto agli ospiti, in particolare a Mingo, che a cui farei un applauso, anzi. Un saluto anche a tutti gli artisti che sono arrivati a Corato in questi giorni, ed è ciò proprio che noi vogliamo, cioè è anche il valore aggiunto di questo festival, cioè aprirci al mondo. È importante che la provincia abbia la capacità di offrire il meglio di sé, quelle energie, quelle forze che solo la provincia ha, ma nello stesso tempo a sua volta avere la capacità di guardarsi intorno scoprendo di non essere il centro del mondo ma di essere dentro un mondo grandissimo che vale la pena di conoscere, di indagare, dentro cui vale anche la pena di perdersi, per vivere insomma. Quindi ecco l'auspicio che si possa continuare con la Puglia Web Fest anche nei prossimi anni. L'amministrazione c'è con diciamo il suo impegno perché questa manifestazione possa crescere, e stiamo vedendo anche dei numeri, è vero che c'è una crescita nel corso di questi anni anche di attenzione da parte della città, da parte insomma di tante persone di differenti, diciamo, che hanno differenti obiettivi, scopi, bisogni anche, che però intercettano questo festival. Saluto il presidente della Proloco, Gerardo Strimpoli, insieme a sua moglie Lucia. Grazie per lei. Grazie. Sì, grazie a voi. È molto importante, diciamo, che ci sia questa bandiera, perché il tempo che viviamo rappresenta anche per il cinema una sfida, un compito importantissimo. E il tema della pace deve tornare ad essere un tema militante, perché non possiamo permettere che le logiche della guerra prevalgano. Quindi io vi ringrazio per questo e poi vi auguro buon divertimento, ovviamente. Grazie e buonasera. Allora, come vedete, il sostegno di Corato da parte delle istituzioni non è solo formale, ma è veramente di cuore. Ci hanno aperto la loro casa, che è diventata la nostra casa, e abbiamo provato a rappresentare anche lo spirito di accoglienza della nostra terra. A sostenere il festival, lasciateci citare gli sponsor che sono stati veramente importanti per noi. Saulle Impianti, il main sponsor, la Corsini, la Cantina Grifo, quella del vino che vi abbiamo offerto, e Centro Stampa Terlizzi, che ci ha aiutato con le sue stampe appunto a diffondere la presenza di Apulia Web Fest. Un grazie particolare poi va a tutte le realtà del territorio, ecco, questo è importantissimo, che hanno provveduto ad allestire i buffet che in questi giorni hanno allietato i nostri ospiti con tantissime bontà gastronomiche. Tutto è stato molto apprezzato. Quindi il panificio come una volta, gentilissimo. Salumi De Luca, Caffè Cavaliere, che ha permesso agli ospiti da tutto il mondo di assaggiare un caffè italiano, diciamolo. Scorza Buona, Flor Pagano, che ha curato l'allestimento con il verde. E poi ringraziamo veramente di cuore i partner logistici, ma con una profonda collaborazione. La TS Comunità Partecipativa di Corato, che per cui vorrei un applauso, perché ci ha aperto uno spazio bellissimo, ci ha aperto la sua casa per le proiezioni, uno spazio bellissimo. E poi la Prologo Quadrato, che attraverso anche una passeggiata nel centro storico di Corato ci ha fatto scoprire tanti bellissimi scorci cittadini. Scoprire per gli stranieri, ma riscoprire anche per noi che qui siamo veramente di casa. E poi ci sono tante altre realtà creative che ci hanno aiutato e che scopriremo nel corso della serata.
così come vi presenteremo lo staff che ha lavorato veramente tanto. Allora, dovete sapere che quest'anno in concorso ad Apulia Web Fest si sono scritte 209 opere nelle varie categorie e noi ne abbiamo selezionate 178 provenienti da 28 nazioni diverse di tutti e 5 continenti che sono stati qui rappresentati. I pilastri su cui poggia Apulia Web Fest sono gli audiovisivi, perché lì riversiamo la nostra arte, il cibo che ci unisce e, come vi sarà capitato di scoprire, ma soprattutto il nostro fulcro è la ricerca della pace, che proviamo facendo incontrare artisti da tutto il mondo, permettendo ai lavori che arrivano anche da lontano di portare il loro messaggio, che è sempre di pace, anche a chi con il cinema non ha tantissimo a che fare tutti i giorni. Ci sono tantissime opere che contribuiremo con questo festival a diffondere, e alcune che sentirete nominare oggi, che premieremo, sono veramente delle gemme che meritano il massimo della diffusione. Vogliamo iniziare subito con la consegna dei premi, e il primo premio è proprio quello il Peace Award, ovvero il premio per la pace, all'opera che secondo la giuria più rappresenta questo messaggio di intesa e di pace. Corrado, ti chiedo di tornare per consegnare questo premio importante. E come nei migliori world. Allora devo leggere il titolo. Il premio numero uno. Quindi il premio numero uno va a L'ora alternativa. L'ora alternativa! Organizzatissimo e bellissimo, ha incantato tutti anche dal punto di vista della recitazione, dal punto di vista tecnico, quindi vi segnaliamo L'ora alternativa, ma ti lascio la parola. Mi dici che è un tunisino di Roma, giusto? Quindi è la nuova cittadinanza a cui noi aspiriamo come paese per diventare più forti. Preparato per questo, grazie a tutti comunque per questo magnifico momento. Racconta un po' della storia, tu che puoi condensarla in una frase, racconta un po' la storia del corto. Del corto, anzi della serie. Allora, io mi ero promesso che non avrei mai parlato di identità, integrazione o convivenza, queste cose qua, volevo parlare solo di storie che fanno ridere, o storie comunque di... Però, non so, ho voluto entrare nel fiction, di solito faccio documentari, come prima opera c'ho questa opportunità di fare una web serie. Ho voluto raccontare e automaticamente ho iniziato a scrivere e più mi allontanavo mi trovavo dentro raccontare storie, insomma, che mi riguardavano in qualche modo. Non sono storie reali, ma come dicevo prima, non sono storie reali, ma sono emozioni reali, diciamo, ecco. E, abbiamo girato tutto, è stato tutto velocissimo, abbiamo scritta in 2 mesi, girata 5 giorni, montata in un mese. Ragazzi, ci sono persone, attori professionisti, ma la maggioranza non erano professionisti, la prima volta davanti alla telecamera, e sono stati tutti molto bravi. Sì. Cos'altro posso dire? La storia il tema deve essere, è un bando di WeWord, loro hanno aperto
un bando per le produzioni di fare una storia sulla partecipazione pubblica dei ragazzi di seconda generazione, quindi di incoraggiarli a partecipare nella partecipazione pubblica, sia politica, sia sociale, attiva, o anche comunque entrare a far parte comunque della società e non essere comunque esclusi o comunque al di fuori del... ho voluto ridurre tutto, creare questo microcosmo dentro una scuola, quindi la preside, i professori, gli studenti, per dare un attimo una metafora, di questi studenti che non fanno l'ora di religione, la preside li spinge a fare un concerto di musica classica, per dare una metafora anche a livello di diversità culturale, di musica classica, e loro ovviamente non si scontrano e non la vedono come qualcosa che sia rappresentato. E niente, lo scontro diventa tra il professore e questi studenti. E poi alla fine. E non diciamo altro, dico, non spoileriamo il resto. All'inizio lascio andare al corso l'ora alternativa. È un lavoro bellissimo dal punto di vista. Qui ci sono tanti educatori, tanti operatori delle scuole a cui consigliamo di dare un'occhiata all'ora alternativa. Intanto entriamo sempre nel più del vivo della nostra cerimonia. Dovete sapere che Apulia Web Fest, oltre ad essere gemellato con circa 20 festival internazionali di tutto il mondo, fa parte del circuito mondiale che si chiama Web Series World Cup, ovvero un vero e proprio campionato che durante tutto l'anno si disputa ogni mese in una nazione diversa. Noi abbiamo il privilegio di far parte di questo circuito e l'opera che colleziona più premi sarà campione del mondo. L'ideatore della Coppa del Mondo della webserie e vero promotore, una vera antina comunque è quest'uomo, perché dà tantissimo sostegno a tutti i festival del mondo. Si chiama Joël Bassaget, che qui non c'è stasera, è mai stato sempre presente alle nostre edizioni, anzi ci vuole molto bene. Allora, i festival partner di Apulia Web Fest, in base agli accordi presi tra i direttori dei festival, a partire da Michele Pinto, il nostro direttore, ogni anno selezionano almeno un'opera tra quelle ammesse al nostro festival, che di diritto e senza effettuare alcuna iscrizione entrano nella selezione ufficiale della prossima edizione degli stessi festival. Questi in gergo li chiamiamo swap, ovvero gli scambi, le segnalazioni delle opere particolarmente interessanti. Per le selezioni swap le scelte dei vari direttori sono le seguenti. Allora, la prima la possiamo presentare di persona. Prego, chiamo la presidente del West London Film Festival, Giorgia Cecconi. Allora, Giorgia mi ha contattato diversi mesi fa perché aveva sentito molto parlare del nostro festival e mi ha chiesto appunto di fare una partnership, e noi subito l'abbiamo accolta e ha trascorso questi 3 giorni con noi, tra l'altro facendo networking e conoscendo un sacco di artisti. Bellissimi, grazie per avermi invitato. Mi vedete? Scusate, sono veramente piccolina. Sì, grazie per avermi invitato, è stato bellissimo. Vabbè, ti volevo far sentire meglio, eccoci. È stato bellissimo essere qui, abbiamo appunto instaurato una partnership. Molto velocemente vi voglio dire che vogliamo invitare appunto in questo swap. Il primo cortometraggio è Lacrime di pioggia. L'ho detto bene? Di fango, scusate, Lacrime di fango. Capisco che c'era prima. Ci vediamo dopo perché ci sarebbe. E il secondo è Warak. No. Erminia. Erminia.
significa, stiamo invitando a significa che questi due lavori saranno direttamente in gara a ottobre a Londra e si scontreranno pacificamente con altri lavori provenienti da tutto il mondo. Sì, esatto. E per tutti gli altri, io ho conosciuto veramente tanti talenti favolosi, persone stupende, e vorrei tramite Michele poi inviare dei wave codes tramite Film Freeway, quindi appunto nella collaborazione poi riceverete via email. Okay. Yeah. Un codice dove avrete un super sconto. All the artists in competition, oh, yeah, sorry, will receive some discount code from Georgia to submit your work to the festival. Okay. Yeah. E poi che altro? Ci rivediamo più tardi, magari ci vediamo dopo. Anche degli altri annunci, ti faremo fare degli altri annunci, avremo modo anche di parlare. Va bene. Grazie Giorgia, grazie. Sì, Giorgia che tra l'altro è anche produttrice di un lavoro bellissimo che dopo vi segnaleremo. Annunciamo intanto gli altri swap, il Cowley Independent Film Festival ha scelto Gli ultimi giorni di pioggia. Quindi Gli ultimi giorni di pioggia andrà in gara al Cowley dell'anno prossimo però, ok? Il New Zealand Festival. Il New Zealand Web Festival. Dalla Nuova Zelanda hanno scelto Bagno al Largo, che è molto ci sono gli autori, okay. Leggo l'altro, poi prepariamo il contributo video del Toronto, sì, Web Festival. L'Hollywood Series Festival, che si terrà a Los Angeles, ha scelto Swiss Street Secrets. Swiss Secrets, scusate, che qui non abbiamo visionato, ma è una serie molto importante per il circuito delle web serie. È un thriller, una spy story. Molto bella. E adesso il contributo del Toronto Web Fest. Hello, my name is Leia. I'm the festival director of TO Web Fest here in Toronto, Canada. I'm here to announce our official direct selection for the 2025 festival. Our selection is, Hos Koito. Congratulations and Hos Koito, che è una serie spagnola, ma di cui non ci sono gli autori. Andiamo avanti, velocissimi. Sì, dalla prima edizione pure Web Fest ha focalizzato la sua attenzione sui giovani. E anche quest'anno abbiamo fatto analizzare un gruppo di studenti, a cui teniamo tantissimo, sono dei nostri cuoricini, del liceo artistico di Corato. Abbiamo fatto analizzare loro un certo numero di opere che per linguaggio e tematiche erano adatte alla loro età. Sono stati loro la nostra giuria dei giovani, 20 studenti del liceo artistico Federico II Stupor Mundi di Corato. I ragazzi, dopo un'attenta valutazione, discussione corale, hanno decretato la loro opera preferita. Allora, ad annunciare questo premio chiamo in rappresentanza della giuria dei ragazzi Dichea, prego Dichea, e anche Anna Chiara, che possono prendere posto per annunciare il vincitore. Magari. Allora, diciamo una cosa innanzitutto, queste ragazze sono straordinarie, fanno parte di una classe straordinaria del liceo artistico Stupor Mundi di Corato e io ho la fortuna di seguirle, ormai sono quasi 3 anni. L'anno che inizia adesso sono quasi 3 anni, tra l'altro vi è un altro rappresentante tra loro che è Loris, che abbiamo già messo a lavorare alla camera, quindi non c'è pausa, se vogliono fare questo mestiere il riposo è vietato. E sono veramente orgoglioso di loro, loro rappresentano il futuro. Dovete sapere che per noi videomaker non solo realizzare video è bello, ma è ancora più bello trasmettere la cultura del linguaggio filmico ai ragazzi. Devo dire che questa classe in particolar modo ci sta dando tantissime soddisfazioni, quindi vogliamo ringraziare sia i docenti che il dirigente scolastico del liceo Federico II Stupor Mundi. Cerchiamo di trasmettervi anche la fiducia in voi stessi, perché siete veramente il futuro al di fuori della retorica, quindi potete esprimervi al meglio, come nella proclamazione di questo vincitore. Il vincitore del
premio è riuscito a stupirci tramite una storia non da noi tutti conosciuta. Con questo cortometraggio è riuscito a farci conoscere una leggenda da alcuni di noi sconosciuta ed è riuscito a farci rimanere con il fiato sospeso fino alla fine. E il premio per la Young Jury va a David Ogrogowski con Black Pains. Black Pains! Chiamiamo David Ogrogowski. David arriva dagli Stati Uniti, da Pittsburgh, ed è un grande attore, nonché sceneggiatore. Prego. Oh, well, you know, this is fantastic. Grazie. Grazie, James Reinhardt, the writer-director. And grazie Alex Casone, producer, and grazie Puglia, grazie Italy, grazie Michele, grazie Raffaele, and grazie the students, grazie. Dovete sapere che David è un personaggio straordinario, cioè questi giorni ci ha dato anche una mano, perché lui sta qui quasi da una settimana. Si è innamorato della Puglia, infatti questa è la your second edition of Puglia. Sì, sì. Yeah. And my heart is in Corrado and Puglia. Addirittura, ti svelo questo, David sta per comprare casa a Corrado. Will you take a selfie with me? Ok, tutti in posa, perché... Dai, tutti un selfie con David. Great. Congratulations. Dopo un premio segnato dagli studenti, restiamo in ambito scolastico, perché assegneremo il Best School Movie, il miglior film realizzato a scuola, e pregherei la dirigente scolastica Lilla Bruno, che disturbo sempre, eppure ci aiuta sempre. È un piacere avere la dirigente Lilla Bruno qui oggi, anche perché noi siamo reduci da un progetto che stiamo terminando e che volerà alto, no? Quindi poi nel caso puoi anticipare tu qualcosa, io non so se possiamo fare spoiler, ok? Bello, no? Sì, abbiamo realizzato con Michele lo scorso anno scuola un progetto dal titolo Il globalismo affettivo. È un progetto per bambini di scuola d'infanzia che ha coinvolto due scuole, la nostra di Andria ma una di Terlizzi anche. E in questo progetto praticamente c'è una forma di alfabetizzazione per i bambini della scuola d'infanzia, e là dove insomma c'è una visione olistica del tutto, per cui la componente affettiva, emotiva, la componente proprio apprenditiva, un po' tutto. E la tematica è proprio relativa alla pace, quindi c'è l'apprendimento della lettoscrittura in forma giocosa e attraverso delle riprese fatte dal nostro grande Michele insieme ad un professore che è l'inventore del metodo, di questo metodo, il globalismo affettivo, che viene praticato praticamente in tutte le scuole della Puglia ma anche d'Italia. Qui i bambini inventano delle storie e riescono a metterle in scena e ad illustrare, a spiegare le lettere in forma pratica, quindi anche attraverso la psicomotricità. Quindi le lettere poi hanno prendono forma e danno vita a delle parole, quindi ecco, si chiama il mondo delle letterine. È carino perché i docenti poi si travestono, quindi si dà vita ai travestimenti, i bambini altrettanto, poi c'è un computeraio che detta le lettere in forma, diciamo, distinta e specifica,
è venuto fuori poi, è venuta fuori questa bella idea, questo progetto sulla pace, per cui abbiamo utilizzato le quattro lettere, quindi la P, la A, la C e la E, e con quattro storie differenti. Abbiamo realizzato poi dei video che saranno presentati, ci auguriamo, anche alla Camera, come è stato con il cortometraggio con Mingo, quello sull'amore malato, che ci ha dato la possibilità di andare alla Camera e a quanto pare l'abbiamo proiettato ieri. Ora c'è stato l'invito anche a Londra, quindi positivo, ciao, tutto bene. Il premio numero 3. With open arms. Ah. In una scuola di Perugia, un liceo artistico, i ragazzi hanno creato un filmato e il making of del filmato, che è altrettanto poetico, quindi with open arms. Il tuo discorso di ringraziamento. Io ovviamente vorrei ringraziare il festival, perché comunque mi sento molto onorata a essere qua, perché comunque era solamente un progetto di scuola, quindi non mi sarei mai immaginata di arrivare fino in Puglia, insomma. E, qua ci sono solamente io, ma tengo comunque le parti anche di tutti i miei compagni, ovviamente, e sì, anche a nome loro della scuola vorrei veramente ringraziare tutti, perché il progetto che abbiamo sviluppato in quel mese di giugno, secondo noi comunque tocca dei temi molto importanti, soprattutto nei giovani, nei ragazzi, negli studenti. Ok, ti lasciamo in pace. Grazie. Signore e signori, se lo diamo noi il giusto spazio a questi progetti, impegniamoci, perché sul tema della solitudine hanno creato una vera poesia attraverso le immagini. Il nostro festival contempla anche i nuovi linguaggi, anche tecnicamente più innovativi. E per esempio da 3 anni ormai all'interno di Apuleo Web Fest è stata introdotta la categoria Virtual Reality a 360 gradi. E il vincitore di quest'anno è... E il premio numero 4 lo annuncia Raffaele. Oneiro! Non sono qui con noi, dottore. Intanto da 3 anni abbiamo inserito 3 nuove categorie che rappresentano un po' il fenomeno del momento a livello mondiale, ovvero i podcast, che ci fanno compagnia e in cui ci sono dei prodotti strabilianti. Il premio numero 5 lo annuncio io, visto che mi sono occupato anche della, in qualità di giurato, della selezione dei podcast. Il premio per best podcast actual play va a Dark Dice. L'altro premio numero 5, chiamiamolo 5 bis, per l'actual play in video, Red Roll, The Sprout of Fire. Premio numero 6, l'audio fiction stand alone, cioè un episodio unico, possiamo definirlo. Attenzione, The Invicta Collective, di cui chiamiamo qui David Brodowski, che è stato una delle voci e quindi viene in rappresentanza della produzione. Invicta Collective. Proverò a translate something about the production. Prego. Yes, I should say I was a small player in this, and I'm happy to accept for them. I did lend my voice to it a little bit,
I know that Jonathan, the young man who created this podcast, will be very, very honored to receive this, because I worked with him and I saw the passion in his heart, and I know that for him this will mean everything. So thank you, Apulia, thank you, Italy, grazie, grazie, grazie. Allora, ha ringraziato il direttore della produzione. Avete visto anche dal suo linguaggio del corpo, ha indicato quanta passione questo creatore abbia messo in questo prodotto, che e tutti i titoli che stiamo premiando, ve li stiamo segnalando per la vostra visione, perché sono delle gemme. Grazie a te. Jonathan Winston, possiamo. Il premio che possiamo chiamare 6 bis riguarda sempre i podcast, la fiction podcast, la narrative fiction, quindi una storia ancora più articolata, ed è una cosa a cui mi sono affezionato molto in qualità di giurato, ma la posso segnalare perché è bellissima. The Case Within. Oh my gosh, wow. There's so many, and thank you for choosing us. I love this country, I love this festival. Thank you for being here. If you're a creator, please keep creating. It is such an honor to be among so many creators from around the world. Grazie, Apulia Festival. And if you'll give me a moment, let me try to say, questa significa tutto. Ancora dagli Stati Uniti. Allora, noi abbiamo insistito tanto quando abbiamo visto le opere per portare degli artisti anche da lontano. Adesso passiamo al premio per la miglior musica, e voi sapete quanto sia importante la colonna sonora in un film, quindi siete tutti esperti, tutti smaliziati. Possiamo subito annunciare che il vincitore per la miglior musica è Best Soundtrack, Dark Arcadia. Ora, quando vogliamo promuovere un lavoro filmico, uno dei segreti è proprio quello di lavorare innanzitutto anche sulla pubblicità, perché riusciamo ad ottenere visibilità e dobbiamo utilizzare da artisti tutti i mezzi possibili. Ci sono due strumenti potentissimi che aiutano a richiamare un po' l'attenzione del potenziale pubblico e magari anche dei distributori o dei produttori per i nostri futuri lavori. E anche le più moderne piattaforme di streaming decidono magari di investire su chi è più smaliziato nei confronti della promozione delle proprie opere. Quindi adesso c'è il premio per il miglior poster. Vediamo se ci sono i vincitori in sala. Corsa abusiva. Questo è un lungometraggio. Adesso andiamo al premio numero 9, dove ci sono i candidati per il miglior trailer, e qui invito Michele per l'assegnazione del premio. Allora, quest'anno, in via del tutto eccezionale, nelle nomination di Best Trailer abbiamo inserito anche il trailer di un podcast, che si sa non sono lavori video, sono lavori audio, però diciamo il trailer di questo lavoro che stiamo per premiare secondo me ha completamente stravolto i trailer degli altri, cioè è di una bellezza incredibile, tanto che abbiamo deciso di proporvelo stasera e ora ve lo faremo vedere. Infatti il vincitore non è un'opera filmica ma è un podcast, ovvero Safe Society. E ora vi beccate il trailer.
time expensive than a recorder. Personalized to your microbiome. Listen to the science. Dall'anno scorso, per aumentare la nostra integrazione con la città di Corato, abbiamo deciso di creare una giuria cittadina formata da componenti di quelle che sono le associazioni della città. Non solo, per avvicinare sempre più anche le diverse fasce d'età alle nuove tecnologie e ai nuovi prodotti digitali. Abbiamo coinvolto quindi delle categorie di persone che avessero magari anche meno confidenza con questi nuovi linguaggi, ma che comunque hanno la sensibilità e le competenze per poterli valutare. Perché il nostro festival mira comunque all'inclusione di tutti e sempre. Il prossimo premio, che chiameremo 9bis, è il Citizen Jury Award, ovvero il premio assegnato dalla giuria popolare. E chiamo il presidente della Prologo, Gerardo Strippoli, che tanto ha collaborato con noi, ad assegnare questo premio. Io la ringrazio ancora per tutta la collaborazione e il supporto che ci ha dato. Beh, buonasera a tutti, siamo noi che ringraziamo voi per averci voluto coinvolgere ancora una volta. Chiaramente noi siamo appassionati della nostra città e siamo fortemente radicati e cerchiamo di trasmettere questa nostra passione a chi viene a visitarci, quindi siamo stati molto orgogliosi e contenti di aver collaborato con voi. E quindi il premio è assegnato a Maria Quella Vera. Maria Quella Vera, non abbiamo le... Peccato. Buongiorno amici di Apulia Web Fest, sono la professoressa Ramona Papa, la coordinatrice delle attività didattiche ed educative dell'Istituto Antonio Gabriele di Tortora e volevo ringraziarvi per la candidatura di Maria Quella Vera. Grazie, purtroppo questa sera per problemi logistici non potremo essere lì con voi, ma volevamo comunque dirvi che siamo davvero tanto tanto orgogliosi, quindi nel frattempo incrociamo le dita per questa candidatura e volevamo augurarvi buon lavoro e una buona serata. Ancora grazie. Questo lavoro ve lo segnaliamo come tutte le altre perché ha una sensibilità incredibile, un lavoro portato avanti da degli educatori che insieme ai ragazzi sono andati a fondo in una canzone che noi italiani conosciamo bene, che è la canzone di Marinella di Fabrizio De André. All'origine di quella canzone, non vogliamo fare spoiler perché loro hanno fatto un lavoro bellissimo e delicatissimo, all'origine di quella canzone, di quella visione così
malinconica eppure poetica. C'è la tragedia realmente accaduta di una ragazza partita dalla Calabria e è arrivata a Milano per cadere nei tentacoli di una città che non l'ha trattata come doveva e che è stata uccisa ed è morta tragicamente. Quindi vedete bene come la poesia cerchi di dare giustizia, insieme anche al lavoro di chi studia, alle storie, anche quelle più piccole, più dimenticate. Maria Quella Vera, ve lo segnaliamo, bellissimo. Ora il prossimo blocco di premi è dedicato alle tematiche che gli stanno più a cuore. Il prossimo premio, infatti, è il nostro Green Award, ovvero il premio dedicato all'opera che meglio delle altre ha saputo, secondo la giuria, riflettere sui temi dell'ambiente. È il premio numero 10. Lo annuncerà Raffaele. The Man of the Trees. Ci affacciamo adesso alla consegna di due premi che assumono un'importanza doppia se rapportati al particolare momento storico che stiamo vivendo. Si tratta di due riconoscimenti di alto valore sociale che vogliamo dedicare a quegli esseri umani che vivono in condizioni di sottomissione, magari costretti a nascondersi o a reprimere se stessi. Aspettiamo per loro che molto presto, con il nostro aiuto e con il nostro impegno, il vento della libertà torni a soffiare in tutti i luoghi della terra. E quindi passiamo al premio che chiamiamo Women Empowerment Award. È il premio, l'undicesimo premio che andiamo a consegnare. È dedicato al lavoro filmico che meglio di altri ha saputo riflettere e dare valore al ruolo delle donne nella società. And the word goes to The Infinite Day. Il giorno infinito. Eppure c'erano, non se l'aspettavano, si sono allontanati. A seguire il premio che abbiamo dedicato e voluto fortemente nel nostro festival, dedicato al lavoro che più ha sostenuto, ha diffuso l'impegno per i diritti LGBTQIA+, quindi la libertà che più sostiene i messaggi di libertà sessuale, di libertà nella ricerca della propria identità anche sessuale. È un premio a cui teniamo molto, lo annuncia Raffaele, è una bellissima produzione che si intitola Stupid Wife. Andiamo ad annunciare il prossimo vincitore, il premio numero 13 per la nostra regia, il Best Web Understanding, ovvero il premio che va a chi più di ogni altro ha inteso le potenzialità di tutte le nuove tecnologie e dei nuovi mezzi digitali di comunicazione. Best Web Understanding va a Is It Love? Qui ci sono delle produzioni internazionali. Arriva dall'Uruguay. Non tutti naturalmente potevano affrontare questo viaggio. E adesso il Best Original Concept, ovvero quel lavoro filmico che si è distinto per l'originalità della sua struttura narrativa o tecnica. Quindi un'idea che possiamo dire geniale. E chiamiamo un uomo geniale a consegnarlo. Se è in sala c'è Giuseppe De Curatolo. Ecco, uno dei giurati e soprattutto disegnatore creativo a tutto tondo, ti assegno questa busta importantissima. Allora, Best Original Concept and the winner is
Metamostre. Dove sono le metamostre? È un format che è nato per i bambini da 2 ai 6 anni, che utilizza dei personaggi coloratissimi ma intelligentissimi per iniziare sin da subito a dare con dei contenuti allegri, sì, ma importanti ai bambini. Ci farà qualche esempio. Grazie. Grazie Luca. Grazie da parte di tutti noi Metamostri. Metamostri è un progetto nuovo in Italia, comunque un'avventura innovativa per quanto ci riguarda, perché è vero, siamo fatti di carne ed ossa ma anche di pezza e di pelo, e proviamo a resistere con il nostro artigianato, perché sono proprio dei puppets e tutto quanto è cucito nei minimi dettagli. Proviamo a fare dell'artigianato in un contesto, in un periodo in cui questo è un gesto politico, mi verrebbe da dire, in un mondo tutto intorno assolutamente digitale e artificiale. E questo avviene soltanto quando, diciamo, dei creativi si incontrano con degli editori che gli permettono di fare il loro corso creativo, di sperimentare, di non pensare a quale sia il ritorno immediato di queste cose, e quindi investono nella costruzione di cittadine e cittadini di domani. Mi permetto anche di fare una piccola parentesi. Oggigiorno in Italia non è semplice fare un festival. Io vengo dalla Campania, sono di Napoli, e in Campania tanti festival stanno morendo, quindi, a parte, diciamo, la gioia di essere qui, io voglio tributare a voi un grande applauso della platea, perché è un atto coraggioso fare un festival in Italia, e anche questo è un atto politico. Grazie veramente per la vostra. È visibile su YouTube, ragazzi e ragazze, soprattutto se avete a che fare con i bambini, sono dei contenuti bellissimi che vi consigliamo. Ogni anno introduciamo una sola menzione speciale. Quest'anno, per le tematiche generali presenti nei lavori, abbiamo deciso di premiare il lavoro che meglio di altri denunciasse determinati comportamenti criminali, le loro dinamiche e i danni che sono in grado di generare nella società. Per questo discorso, questo premio così importante per la lotta alla legalità, chiediamo al sindaco di venire. È un premio che premia l'impegno per la legalità. Bene, vince il premio per la legalità Gerione. Innanzitutto grazie al Festival per questo premio, ringrazio ringrazio anche il cast, la troupe e il distributore del sito per aver creduto nel progetto. Cosa fa il corto? Diciamo, faccio una sinossi, diciamo che una coppia omosessuale che ha bisogno, che non è accettata, la propria famiglia ha bisogno di trovare dei soldi per vivere, e allora è costretta a dover chiedere un prestito, e quindi entra in un vortice dello strozzinaggio, e quindi dell'usura, e quindi si è voluto parlare di questo tema, di questo problema. Il prossimo pezzo è per il sound design, prossimo premio, dico pezzo perché stavo già pensando alla soundtrack, quindi alla musica.
Il best sound design, l'annuncia Raffaele, e va a La Grotta Magica. Abbiamo qualcuno della statica. Ecco. Ma che sorpresa che siete stati previsti. Prego, prego. Scusate, allora scusate, sono emozionatissima perché non me l'aspettavo proprio. Allora, il sound design l'ha fatto Fiorenzo Serino, che è eccezionale, quindi va anche a lui assolutamente. E io me l'ho scelto, ovviamente, l'ho pagato. grazie, io sono felicissima, sono stata da Dio qui. Mi hanno, cioè, allora io già la conosco la Puglia perché ci sono stata parecchie volte e sempre trovata bene, però l'accoglienza di Corato è una cosa incredibile. Infatti stavo con il telefono a casa, l'ho detto, cioè veramente di una, non lo so, gentilezza, di una generosità, mi porto a casa dei ricordi pazzeschi. Poi ho conosciuto delle persone bellissime. Spero di continuare a sentirle e magari a farci delle cose belle insieme. Un lavoro in cui sono protagonisti dei bambini, anche questo ve lo segnaliamo alla Grotta Magica. Il prossimo pezzo, questo è il musicista in me che dice il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è in realtà una pezza che mi servirebbe per il trucco, perché il premio al miglior trucco, che anche con, su di me non funzionerebbe, il premio va, the award goes to Dayton Unlocked Season 2. E adesso premiamo il lavoro che ha i migliori costumi. E il premio numero già 17 che assegniamo va a The Award Goes to The Last Reading.
Grazie. Erminia, vuoi raccontarci qualcosa di più di Nio? Antico poema del secolo XIII, parlando che canzone del cuore, canzone dell'amore per chi credono in cuore. Quello è molto bello. Signori, qui c'è il mondo e siamo felicissimi anche di condividere questa esperienza con voi. Il prossimo premio, perché siamo sul pezzo, visto che si sono aperti questi scenari bellissimi, è proprio il premio alla migliore scenografia, Best Scenography. Questo è un premio numero 18 per la nostra regia. Scusa, sono un cane. Mi riprendo il prima possibile. Chiamo l'assessore Baresano, l'assessora Baresano. Mi era sfuggito il necessario appunto, perché da architetto anche, oltre che da membro delle istituzioni, può consegnare il premio per la migliore scenografia, Best Scenography. End of Trip Sara. È un film spagnolo, ma è più di un film, è un progetto spagnolo che è cominciato negli anni Ottanta e che ha nuova vita perché le pellicole di questo bellissimo e struggente film, pieno di sorprese, ambientato nel Sahara, ha nuova vita adesso perché è stato restaurato. Era andato perso per la maggior parte, ma adesso è stato restaurato grazie alla tecnologia ed è un film dagli scenari meravigliosi con una storia sorprendente. An amazing film with a great landscape and a wonderful plot twist. Prego, your acceptance speech. Prego. Grazie a Italia, grazie a Luciano Corato, grazie a Raffaello. Grazie a Michel, grazie a tutto, is really the film is completely in Sahara, pero 7200 kilómetros marcando, buscando las maravillas del desierto. So, what he's saying is that the movie is 7200 kilometers in the Sahara, is authentic, it took 3 months to shoot it and was full on the Algerian Sahara. So it has very beautiful images and I think it's amazing, but what can I say? Thank you! Grazie, Sara. Il prossimo premio possiamo dire che è per la migliore fotografia, il premio numero 19. Chiamo Best Cinematography. Chiamo Vito Palumbo, un regista che è un vanto per la nostra terra. Grande talento, grande tecnico, che ha condiviso con noi una masterclass apprezzatissima. Beh, Vito. Grazie per avermi dato questa opportunità di parlare di cinema in questo festival e vi dico il vincitore. Olivia. Ora, Olivia è un prodotto realizzato qui
è un film corto che è nato in un progetto di Corato, nato a Corato, anche sostenuto dal sindaco. E perché sta avendo tanto successo in giro per i festival, e soprattutto ha avuto tanto successo con la giuria, a cui non abbiamo rotto le scatole perché doveva rimanere neutra. Perché è piaciuto? Perché unisce un linguaggio e una visione dal punto di vista appunto delle immagini stupenda, a un contenuto più profondo e importante. Dietro quello che all'inizio sembra un horror in bianco e nero, c'è anche la storia della nostra Puglia e del dramma della Xylella e di una donna che rappresenta gli alberi che cercano di sfuggire a questo strazio. Prego. Volevo raccontare Marco Onorato, un po'. Allievo di Marco Onorato. Sì, Marco Onorato. Vabbè, volevo ringraziare tutti quanti. Ringrazio tutti e ringrazio la mia crew, tutto il gruppo che sta là dietro, grazie! Onestamente quando è stato proposto da tutti quanti, da Fabrizio che ha scritto il corto, era la scelta del bianco e nero, era siccome gli ulivi sono alberi che emozionano solo a vederli, hanno anche un passato che si tramanda da persona a persona, famiglie, tutti quanti. Il bianco e nero secondo me è l'unico colore, perché è il colore che può donare delle emozioni per sempre. Quindi avevamo deciso di realizzarlo in bianco e nero. Sì, non sono uno che parla molto e mi emoziono un po' troppo, ma soprattutto in questo periodo. E comunque grazie a chi l'ha visto, l'ha amato e se lo porterà sempre nel cuore. Beh, quando una idea profonda e la perizia tecnica di una fotografia maestosa si uniscono, è una tempesta perfetta. Grazie ancora e vi consiglio di vedere il video che è disponibile. Adesso il prossimo, il prossimo premio riguarda la migliore sceneggiatura, Best Screenplay. E voglio chiamare Mingo in quanto autore, brillantissimo. Grazie Mingo. Ad annunciare questo premio per noi importante, specie per te. Faccio in inglese o in italiano? Ah, in inglese. Come? Last Tango in Robert Pope arriva dalla Romania, ma parla benissimo italiano e chissà quante altre lingue. L'olio d'oliva, i vini pugliesi, l'esuberanza della gente, la generosità e direi il folklore che è effervescente, quello che abbiamo visto venerdì la sera, è una grossa rivelazione sinceramente per me. E sul film dovrei dire due parole, no? Due, okay. Non è difficile. E se Giovanni Boccaccio ha fatto ridere l'umanità nei tempi terribili della peste bubonica, si può anche ridere delle strutture mafiose del governo di Romania e della corruzione estrema. E non mi fate parlare di più che devo ritornare domani a Bucarest.
nessun grosso statement, è abbastanza difficile raccontare una storia in gamba, caffeinizzata, e quindi mi sono limitato a questo, ma al di là della leggerezza e dell'umore nero, si dicono certe cose per la gente che capisce come te e gli altri. Sì, grazie mille. Più animato, grazie. Era sempre più nervoso. Vinco, rimango qua. Allora, approfittiamo, insomma, della tua presenza qui sul proscenio, diciamo, perché così come è stato per Vito ieri, noi assegniamo sempre un riconoscimento chiamiamolo così, a delle personalità pugliesi che appunto riescono a portare alto il nome della Puglia nel mondo. Pertanto chiedo alla dirigente Lilla Pugli di premiare. Oh, grazie. La dirigente scolastica, insomma, grazie mille, grazie. Facciamo la foto. Faccio finta che c'è il fotografo, sì. Così scrive delle immagini, diciamo, quanta cazzo di gente c'è. Grazie. Faccio per la TV, i tempi televisivi mi sono rimasti, quindi grazie. Beh, io posso chiedervi, perché io credo che questi festival, quelli indipendenti, quelli, caro sindaco, quelli più complicati da organizzare, sono poi quelli che io partecipo a tanti di questi festival, tutti indipendenti, tutti pieni di sacrificio e di fatica, quindi io farei veramente un applauso, perché è un festival organizzato benissimo, ma veramente bene. Bravo, sono contento che hai pensato a me. Grazie. Anche perché, bravo, a differenza, io questa cosa la devo dire, a differenza di tanti altri festival, o pseudo festival, l'unico, diciamo, ente pubblico che supporta il festival è il Comune di Corato, qui non c'è la regione, non c'è il ministero. Quindi questa cosa, grazie all'amministrazione di Corato. Grazie a tutti, andiamo avanti. Mettiamo a posto, perché non sappiamo poi il prossimo ospite se è più piccolino, più alto, che ho visto. Certo, cioè, erano tutti piccolini, quindi c'era questa cosa, mettiamo qua e vediamo il prossimo. State per pure. Allora, il prossimo premio è per la migliore attrice, Best Actress, e chiamerei Mariella Parlato, l'attrice Mariella Parlato, che è membro della giuria, un'attrice meravigliosa, oltre che una voce stupenda, allora, che condivide tanto anche delle sue competenze con gli alunni. Quindi è stato un onore anche avere te in giuria quest'anno, perché dovete sapere che con Mariella ci conosciamo da circa da più di 15 anni, no, quasi 20. E tra l'altro io ho avuto l'onore di dirigerla diversi anni fa, perché tra i tanti progetti che abbiamo realizzato, scritto anche da Raffaele, nel 2009 abbiamo realizzato, in quel caso sì col supporto della regione, perché all'epoca c'era il bando di Bollenti Spiriti, abbiamo realizzato una delle primissime webserie made in Puglia. Tra l'altro c'è anche qua un altro degli attori, Massimiliano Tedeschi, ed è stato veramente un successo, è stato, perché tra l'altro siamo stati i primi anche ad intercettare l'esigenza dei subtitles, che molto spesso, lo devo dire, in Italia non siamo tanto bravi a mettere. E quindi io ho voluto fortemente Mariella nella giuria di quest'anno. Grazie. Grazie Michele, buonasera a tutti. Sono onoratissima di essere qui in giuria, oltre al senso di responsabilità, è una gioia immensa scoprire questo festival di cui avevo sentito parlare per la prima volta che ci sono. Personalmente sono orgogliosissima di voi tutti, di Michele, appunto, come avete detto, uno dei primi a scrivere, a dirigere una web fiction in tempi in cui, insomma, non era una cosa scontata, e bravissimo, beh, non perché qui presente, grazie di avermi invitata, io sono onoratissima di essere qua e anche un pochino emozionata. Bene, svolgo il mio compitino. Che voce stupenda. È vero. E dunque, Giuliana Del Rosso per What a Kid on the Tank Top. Giuliana! Ora, il nome ci sembrerà familiare, ma in realtà Giuliana viene dal Brasile, arriva da Rio de Janeiro, con un lavoro bellissimo.
was not expecting this. So thank you very, very much. I am very, very emotional at this very moment. But the thing is, this would not be possible without my fantastic team, which is made of some of the most fantastic independent artists of Brazil. So thank you very much for this opportunity. Thank you very much, Julia. I am so happy to be here tonight. Thank you very much. E adesso il miglior attore, best actor. The award goes to, il premio deciso dalla giuria va a Beka Sikharudzidze dalla Georgia. Beka Sikharudzidze ha mandato un po' di la Georgia russa, non quella degli Stati Uniti. Thank you very much for this award. This is our 12th award, but this is very special for me because Italy is the country of my favorite director, Vittorio De Sica. So thank you for the festival team, audience. I really appreciate that. Hope you'll have a wonderful evening and grazie mille. Il prossimo premio va al miglior cast, best cast. Trovare la giusta amalgama di attori e gruppo tecnico non è mai facile. Abbiamo selezionato la migliore. Va a best cast, Porcelain. E adesso che li vedete capirete perché. Lascio la parola al vero cast, io non sono un attore. Grazie mille, siamo molto contenti, noi siamo due dei quattro attori del cast, siamo molto contenti, credo che ci fa molto piacere avere, abbiamo la selezione del cast che abbiamo fatta io e lui insieme, è stata molto scrupolosa, quindi ci fa molto piacere che sia stata riconosciuta. Un'ultima cosa che non c'entra molto col cast, questo corto parla di salute mentale, un topic molto importante, quindi vorremmo che se ne parlasse di più in qualunque modo, in qualunque forma, e è molto molto importante continuare a parlare, dare fondi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi grazie mille. Grazie. Il prossimo è il premio che va ai migliori effetti speciali, a chi ha utilizzato le potenzialità della tecnologia per dare al proprio lavoro filmico uno sguardo visionario inaspettato. And the Oscar, ho sbagliato qualche scena. The award goes to AJ. Siamo qui, è una cosa meravigliosa stare in un posto e sentirsi benissimo.
grazie. Ora chiamerei Mister Decuratolo di nuovo per assegnare il premio per la migliore animazione. Anche qui. Grande disegnatore. E chi più ne ha più ne ha. No, no, io però ci tengo, visto che è la seconda volta che sono qua, ci tengo ad unirmi a tutto quello che è stato detto a proposito di questo festival, che è veramente una bellissima realtà. E devo dire la verità, è stato molto bello essere in giuria e aver avuto modo di vedere tanti lavori così diversi, così particolari, e aver dato un contributo alla scelta dei premi. Io mi scuso con la giuria, perché la giuria oggi era convinta che io avrei pranzato con loro. Quello che fai, non è nemmeno pranzato. Durante il festival c'è una macchina organizzativa dietro, cioè, per cui noi non dormiamo, non mangiamo, e impazziamo e litighiamo soltanto tra di noi, quindi scusate. Va bene, allora a parte i complimenti rinnovati, il 24 bis, premio Best Animation, va a Opus Kero. Un'animazione metà tra la tradizione emo ma anche gli anime giapponesi, in chiave molto italiana, molto divertente. Grazie mille a tutti, sono molto emozionato di essere qua, di aver vinto, e non ho parole per ringraziare. Grazie. Apulia World Fest, come dice il nome stesso, ha un occhio di riguardo per le produzioni web seriali, ma accoglie anche altri formati. Per esempio, uno dei formati a cui siamo anche molto affezionati è quello dei documentari. Quindi Best Documentary, l'assegna Michele. Questo è un lavoro molto particolare che ci ricorda alcuni avvenimenti molto recenti che hanno riguardato anche la Puglia, ma ve ne parleranno meglio gli autori. The Best Documentary è Edgar Cani, da rifugiato politico a calciatore. Una lunga intervista, ma anche una storia importante. Tra l'altro, è stato un grandissimo piacere quest'anno vedere molte opere dirette da delle donne, come in questo caso, no? Quindi mi lascio a voi la parola. Innanzitutto grazie a tutti, perché è molto bello di fronte a tante persone, quindi sicuramente sono un po' emozionato, nonostante faccio il giornalista nella vita e sono abituato, però non si direbbe vista l'emozione. Detto ciò, con lei abbiamo realizzato questo cortometraggio, che è un documentario storico, ma è un messaggio di inclusività e di integrazione a 360 gradi, perché nasce col maestro Vittorio Arcieri, un signor fotografo e fotoreporter. Volevamo raccontare in tempi di Covid la storia dei fratelli albanesi che giungevano con la nave Gloria. Allora io, seguendo le sorti del Bari da diversi anni, ho contattato un ex calciatore del Bari, Edgar Ciani, che arrivò un anno prima dello sbarco della nave Gloria, scappando dalla guerra. E con lui abbiamo costruito questo viaggio, toccando i punti del mare, perché tra l'altro la canzone, la colonna sonora è Al di là del mare, e questo ragazzo si è costruito cittadino italiano da sempre, ha vissuto in Umbria, 3 mesi a Della Vittoria, accampato, e abbiamo fatto un lungo percorso, partendo da Brindisi, da Restinico, i centri di raccoglimento dei rifugiati, e dove abbiamo girato quelle scene con dietro i commilitoni, con i mitra, che non è stato assolutamente semplice, soprattutto dall'impatto. Però ci siamo anche divertiti durante il film, e niente, insomma, spero che sia piaciuto. L'abbiamo portato oltre che al cinema, nelle scuole. Il maestro regista, il maestro Andrea Costantino, ha detto che è un prodotto dal basso. Questo penso che sia stato un prodotto dal basso offerto a tutti, alla comunità.
tanti ambiti, e in questo ambito, nell'ambito cinematografico, nell'ambito dei media, sta diventando leader. Veramente devo fare i complimenti per aver portato tantissima gente proveniente da tutto il mondo. Per noi è veramente un onore essere qui e aver raccontato la storia della Puglia, perché insomma è una storia che è una storia specifica, una storia in cui una migrazione diventa una storia di integrazione attraverso il calcio, ma è una storia che è successa negli anni 90, ma è una storia di tanti giovani, di tanti adulti, tanti uomini, tante donne che affrontano il viaggio del mare alla ricerca della speranza, dell'integrazione e della realizzazione. Edgar Ciani ci è riuscito attraverso il calcio, ma tanti altri noi con questo cortometraggio vogliamo che ci riescano anche in altri ambiti e anche attraverso l'arte. E niente, grazie a voi. Il prossimo premio lo annuncerò io, perché va al Best Feature Film, ovvero il miglior film nel formato anche di durata che tutti conosciamo, quello esteso da un'ora e mezza. Tra i partecipanti, The World Goes To, ta-da, Feralia! Che maledetti! Fate bene a festeggiare, fate bene. Questo è un oro, propriamente detto, veramente italiano, ma che nasconde una poesia che va oltre il genere. Quindi complimenti a Ferrari. Grazie. Thank you so much, I'm very happy to be here. No, lo volevo dire dal 96 questa cosa. No, ma scherzo. Giusto perché sono emozionatissimo, noi siamo duratori del film, il regista le ho chiesto, Davide, ma noi se otteniamo il premio può dire qualcosa? Lui era emozionatissimo in questi giorni, ha detto no, andate voi, se vinciamo, dite quello che volete. Quindi si è messo nei guai a dire questa cosa. Perché siamo emozionatissimi. Non sappiamo cosa dire. Ma te, siamo visti nel film. Non ci siamo preparati niente, quindi potete dire niente. Allora, intanto io ringrazierei l'organizzazione di Apulia Web Fest per l'accoglienza, per questa connessione che ci ha permesso di fare insieme agli altri artisti, questa atmosfera così familiare di mangiare insieme, fare colazione. Ah, andiamo alle proiezioni, no? Allora andiamo al Palazzo Gioia. Cioè, quindi hanno creato una vacanza per me in questo, cioè mi avete regalato una vacanza oltre un'esperienza che mi porterò a casa e che condividerò con il regista che aggiornavo giorno per giorno, momento per momento, sulle proiezioni, sulle persone che incontravamo, sulle cose interessanti che abbiamo visto ai vari panel che anche oggi ci sono stati, quindi sono davvero contento. E poi faccio parlare Silvio Zanocelli, scusa, e ringrazio quindi voi della giuria del festival per questa opportunità e questo riconoscimento a nome di Davide Cancila, che è il regista e lo sceneggiatore del film, che insieme a Noemi Esther Romani, DOP del film, nonché unica operatrice di camera di tutto il film, hanno creato questa magia che ci hanno fatto vivere realizzando Feralia. È un film totalmente indipendente che non ha ottenuto nessun tipo di finanziamento né regionale né nazionale, e questo per noi è anche un moto di orgoglio per essere riusciti a portare a termine un lavoro del genere sostenuto unicamente dalle forze di queste due persone, questi due artisti che sono Davide e Noemi, e che io ringrazio dal profondo del cuore. Grazie. Allora io aggiungo, ringrazio Michele, ringrazio tutto lo staff veramente di questo festival meraviglioso, e non mi sembra vero in questo momento, della verità, quelle cose che non immagini. Quindi io intanto ringrazio Federico, perché grazie a lui si è fatto questo film, perché mi ha proposto lui a Davide, quindi io Davide non lo conoscevo, venivo a vedermi
quando in teatro faceva un monologo su Modigliani, e quindi fare questo film per me è stato un grande insegnamento, perché io vengo dal teatro, quindi trovarmi di fronte a un ruolo dopo 20 anni che insomma facevo teatro, piccoli ruoli in un cinema, e di trovarmi effettivamente per la prima volta con un ruolo grande ha significato togliermi di dosso sicuramente del teatro che avevo addosso. E ringrazio veramente Davide per l'amore, Noemi per l'amore che hanno messo in questo progetto, quindi grazie a tutti voi, perché ci avete ospitato veramente in un modo che credo fare il meglio non sia possibile, quindi non so cos'altro dire. Adesso grazie ancora. Premiamo il miglior episodio pilota, ovvero il primo episodio di una serie che speriamo lunga, e c'è Michele ad annunciare il vincitore per Best Pilot. Il proiettore si è un attimo resettato. Ok, allora. Best Pilot è Los Aspirantes. L'attrice non è riuscita ad aggiungerci, però raccoglie il premio per lei l'immancabile David Obrodowski. Per la produzione americana interviene qui a fare il nostro ambasciatore. On behalf of Yolanda in Spain, who could not be here, I will be seeing her in America, in Baltimore, in about 4 weeks, and I know she will be very, very happy to receive this. She worked very hard. L'autrice la incontrerà tra 4 settimane a Baltimore, e lei sarà molto felice di ricevere questo premio. Congratulations, Yolanda. You got it. Il premio numero 28 è Best Short Movie, ovvero il miglior corto. Best Short Movie. Lavoro bellissimo che si intitola Bagno al Largo. Bagno al Largo. Sono stati i nostri ospiti, ma speravamo ci fossero ancora. Allora, non ci sarebbero le produzioni filmiche se non ci fossero anche delle figure chiave a prendersi gli sbattimenti, scusate il termine un po' originale, ma a organizzare tutto il lavoro. Quindi il prossimo premio lo dedichiamo ai produttori, alle migliori produzioni, migliori organizzazioni che permettono agli artisti di realizzare la propria idea. Lo annuncio io. Best Production, Department of Paranormal Affairs. Premio è per il miglior montatore, Best Editing. The award goes to Content Fun. Un premio importantissimo al miglior regista, la migliore regia, Best Director. Lo annuncia Raffaele, è un premio meritatissimo. Antonio Rodriguez Cabal per End of Trip Sahara. È un premio meritatissimo perché è una produzione veramente gigantesca e lui creativamente ha tutto il mondo. Antonio. He doesn't expect that. Bueno, es una alegría tener un premio como director, una película que muestra muy complicada para.
Pasamos tres meses en el desierto, 16 personas rodando, donde yo me desistía todos los días cambiando el guión, adaptándome a las circunstancias. So I tried to translate. My English is neither very good, so but I try anyway. He said that he is very happy with the film in general. He actually, well, I would say a lot of things. Okay. So I think this movie wasn't supposed to be done because the story behind the movie is even crazier than the movie itself. The shooting was actually on 1983, and you can imagine, like 40 years later, we released the movie. So sometimes some people have like a very, very weird idea in mind, a very crazy idea, you would say. And even most people didn't trust him because of this crazy idea, but with his pursuit of what he thought it was the best, well, he managed to do that. So yeah, sometimes if you wanna make a crazy idea, you need even a crazier person to lead it. Thank you. Grazie. Avete sentito che ricorrevano le parole crazy idea, un'idea pazza, perché un'idea pazza è stata a girare per 3 mesi nel deserto, una storia incredibile. Concentriamoci sulle web series. Best Drama Web Series, premio numero 32. È il verano che me traizionaste. L'estate in cui mi tradiste. Per chi come voi non parla spagnolo. Anche quest'opera arriva dall'Uruguay, grazie Michele per la segnalazione. E adesso, best thriller and horror, un genere che non sappiamo se vi piace, ma ci sono lavori che anche se non siete appassionati del genere vi piaceranno. E quello che è stato scelto durante gli SWOS, Swiss Secrets. Questo è un formato che unisce la web serialità, quindi una serie, al genere documentaristico. Quindi Best Documentary Web Series. The award goes to... Drag Hills Season 4. La quarta stagione di questa serie che sta avendo tantissimo successo ed effettivamente da tanti anni, Drag Hills. Best Sci-Fi Fiction Web Series, ovvero la web serie di fantascienza. The award goes to New Moon. Nuova Luna. Stiamo tenendo il ritmo, vi abbiamo fatto aspettare tanto, ma andiamo avanti velocissimo. Best Comedy, la migliore commedia. Possiamo richiamare Mingo che è esperto di commedia. Best Comedy. Eccomi. È difficile estrarre questa storia. Protected Space. Protected Space da Israele. Anna è protagonista e regista. Da
da Israele, una web serie di 4 episodi che diffonderemo, perché Bono, con una grande acume, grande intelligenza, affronta anche la situazione delicata dei giovani israeliani che vogliono vivere liberamente il loro amore e la loro gioventù e invece si ritrovano ad affrontare rischi e a parlare di argomenti difficili nella ricerca della pace. Prego, Anna. Wow, thank you so much. Our web series actually came out in a coincidence a month before what's happening right now in Israel. It was shot 3 years ago. And it's a story, a human story, about me as a student and about like friends that just try to live normal life in a very abnormal situation that we're getting bombed. I lived in south of Israel and it was my reality for 6 years. As a student, you want to have sex, you want to go to a date, but you constantly under danger. And I chose to pick love, I chose to pick peace, and chose to tell the human story. And it's very important to me. I want to say thank you for having me here, and it's something very special for me in this period of time. And I want you not to forget that we still have hostages that are still not at home, and our biggest wish to bring them home because they also have stories to tell. Come vi dicevo, è una storia che parla di giovani ed è stata girata in realtà 3 anni fa, quindi prima che ci fosse questa recrudescenza del conflitto, e racconta in maniera molto fresca anche per esempio quanto è difficile fare l'amore quando sei in costante pericolo, con molta leggerezza e molta profondità. Mando un messaggio di pace, perché lei ha deciso di parlare di pace, e riporto le sue parole, che si spera di riportare gli ostaggi israeliani per tornare a parlare di pace e salvare vite, perché sono tutte persone che hanno delle storie da raccontare che non possono andare perdute. Quindi è un messaggio di pace. Siamo all'ultimo premio definito dalla giuria. Best International Web Series. The award goes to Kashan Twazizi. Allora, questo ha mandato un tributo. Ok, è una storia. È una serie che arriva dal Kazakistan, a cui abbiamo fatto molta pubblicità anche prima che iniziasse il festival sulle nostre pagine, perché parla di un dramma che sembra lontano ma che vivono tanti di noi, ovvero lo stress dei familiari che chiedono ma quando ti sposi, ma quando fai figli, e tutto il resto dei traguardi che cercano di imporre come necessario. Dietro questa commedia appunto c'è la necessità di vivere con i propri tempi, con i propri modi, quindi vi segnaliamo questa serie che troverete sulle nostre pagine, sulle pagine di Apulia Webfest. Ora abbiamo un premio, possiamo dire un premio fuori, al di fuori della giuria, che chiediamo a Alex. Quest'anno è nata la partnership con WeShort, che voi sapete è una piattaforma che sta andando fortissima a livello mondiale. Loro sono gemellati con Sundance Film Festival di Robert Redford, e Alex, oltre ad aver tenuto un'interessantissima masterclass oggi pomeriggio, è reduce, diciamo, dal Festival di Venezia. Beh, intanto con tante belle opere come quelle che sono state premiate qui stasera, oggettivamente serve una distribuzione, quindi essendo una distribuzione di cortometraggi internazionale, anche se è short, quindi serie con episodi che non vanno oltre i 20 minuti,
proprio in virtù di questa bellissima collaborazione che è nata con la Puglia Wine Fest, ci tenevamo a dare il nostro premio, che è selezionato dal nostro comitato di selezione, cioè le persone che solitamente guardano i cortometraggi e le serie che arrivano a Witch Short da tutto il mondo per poterli poi inserire nella nostra piattaforma. E quindi questa sera premiamo come miglior serie Near or Far. È una serie canadese. Non è un caso, perché appunto quest'oggi si parlava dell'importanza della commedia, dell'importanza di opere che ci facciano ridere, che sollevino un po' gli animi e risveglino le coscienze. In cosa consiste il nostro premio? Per questa serie ci sarà il contratto di distribuzione direttamente per essere distribuiti con la nostra piattaforma, che vi ricordo, oltre ad avere una piattaforma proprietaria, quindi Witch Short, disponibile anche in app store iOS e Android, siamo anche disponibili su Amazon Prime Video, tutti Freccia Rossa in Italia e all'estero, quindi se vedete Freccia Rossa potete guardare Witch Short sul portale Freccia, sugli schermi di bordo, MyMovies e tante altre finestre di distribuzione, e anche al cinema quest'anno siamo usciti con i corti Oscar, quindi speriamo che da quest'anno in poi tutte le opere di Apulia Web Fest, almeno questa sicuramente sì, ma le altre che andranno poi in selezione vedranno un lancio, vedranno un grande pubblico con Witch Short. Grazie ancora. Allora, avevamo riservato per voi una sorpresa, ma che troverete sui nostri social domani, ovvero la nostra mitica, insuperabile, ineguagliabile Caterina Buccomillo. Oh, è il momento della commozione, perché dovete sapere che addirittura lei ha un tatuaggio. Sono le cose che rovinano le persone, cioè peggio della droga al cinema. E lei, insomma, mi segue, collaboriamo assieme da diversi anni ormai. Purtroppo per lei, dico, perché poteva trovare ben altri maestri, diciamo. Però sta diventando veramente sempre più brava e da diverso tempo ormai cura tutti i reportage. Infatti, oltre ad aver poi iniziato a collaborare con tante altre truppe che si sono presentate negli anni passati al festival, lei, diciamo, oltre alle sue produzioni, realizza tutti i reportage giornalieri, sia di 4 giorni su set che anche di Apulia Web Fest. Ieri sera dormivo sulla scrivania, perché facciamo montare dalla mattina alla notte, e ci aveva fatto un regalo, cioè oltre a montare i reportage giornalieri, aveva montato un recap con i volti, soprattutto con tutti i vostri volti di questi giorni. È una cosa veramente emozionante, bellissima, poetica. Purtroppo il proiettore ci ha lasciati e stasera non lo possiamo far vedere, mi dispiace. Finché andiamo a recuperare l'altro proiettore si fa davvero troppo tardi, quindi domani lo troverete sulle nostre pagine Facebook. Vuoi dire qualcosa? Dai, ho detto tutto io. Vuoi tradurre? Caterina, you see Caterina among the artists. She shot the short movie, the sentimental documentary about these days we had the privilege to spend with you all. Io dirò soltanto una parola, che è grazie a Michele, perché veramente dal primo anno del festival che mi dà tutto il suo appoggio anche per i miei progetti, mi ha dato l'opportunità di conoscere molte delle persone che sono qui, e probabilmente grazie alla sua fiducia mi sta dando, probabilmente sicuramente grazie alla sua fiducia e tutto lo staff della Puglia Web Fest, mi stanno dando una grande mano e una grande spinta per quelli che sono i sogni del mio futuro. Quindi grazie. Poi c'è un altro disgraziato là in mezzo. Vieni. Lui, anche Caterina, viene dal liceo artistico di Supermundi, come quest'altro elemento qui che
presto sentirete parlare di lui, perché è un futuro direttore della fotografia. È giovanissimo, ma conosce le lenti molto meglio di me, quindi ragazzi, non ce n'è per nessuno. Di che vuoi dire il tuo discorso? Sinceramente non mi aspettavo che mi chiamasse qui a parlare, però vorrei ringraziare un po' tutti, anche Michele per la fiducia, perché mi ha messo anche dietro le camere, dietro la regia della diretta, e anche come staff per aiutarti qua per la realizzazione di questa 19 anni. L'ultima cosa, veramente, noi poi abbiamo sempre la nostra mascotte che dall'anno scorso si è avvicinata. Io vorrei dare la parola anche a Federica, perché veramente la nostra mascotte è, per chi non l'avesse conosciuta, è quella che ci fa ridere anche nei momenti più tesi, come okay. Oltre che un'enorme lavoratrice. Grazie Federica. Diego Magrone, che è
sempre dietro le quinte. Io fermo. Poi abbiamo il disturbatore di casa che in realtà è un vero collante, perché soprattutto gli ospiti stranieri lui li va a prendere, li accompagna. Se non lo conoscete, poi naturalmente abbiamo il service audio, video, luci, che è anche quello che cura 7 giorni su 7, ovvero Domenico Yama Festini e tutti i suoi collaboratori, che davvero è un personaggio tra i più educati e Michelangelo. Poi abbiamo il nostro fotografo ufficiale, Enzo Papparella, il nostro paparazzo, paparazzatevi. Ragazzi, siccome ogni anno io dimentico qualcuno integrante, perché poi veramente, poi iniziamo con i ringraziamenti istituzionali, la cosa che vi volevo dire, ecco, è questa: siccome dietro c'è tanto lavoro, io poi vi invito, soprattutto voi autori, a lasciare una recensione. Noi, grazie alle vostre recensioni, oggi siamo tra i primi 10 festival d'Italia su 800 festival. Quindi pensate il lavoro che abbiamo fatto in 6 anni, cioè ci siamo veramente dati anima e corpo, non solo perché noi ereditiamo un'ospitalità che è quella, oserei dire, della Grecia quasi, ma è sacra l'ospitalità, perché noi deriviamo, no, un po' dalla Magna Grecia, ma poi perché siamo noi stessi filmmakers e sappiamo che cosa significa amare il proprio prodotto e portarlo avanti, spingere per il proprio prodotto. Per quello cerchiamo di valorizzare e apprezzare tutti i lavori. Puoi tradurre questo per me? I'd like to, first of all, beg your pardon to the English speakers in the audience. I know you spent less few hours looking at some kind of weird Super Mario talking with the hands. I know it's weird, but we'll really try to, in these last few days, and in all the work that the festival deserves, we try to support you and take care of you and give you the love and the support that you as artists, authors, and human beings, you deserve. We hope you enjoy your last days with us, and let's create some new chances to meet again and stay in touch. Grazie per la vostra collaborazione. Thank you very much. Hope you enjoy. Scusate se qualcosa non ha funzionato, il bello della diretta. Ok, andiamo per ringraziare. Chiudiamo. Allora, se tutto questo è stato possibile, lo dobbiamo al sindaco De Benedictis, all'assessore Benedino Marconi. Ringraziamo l'assessore, per esempio, la gentilezza di essere con noi. Non so se sta succedendo. A me tocca ringraziare gli sponsor che ci hanno sostenuto, perché non è scontato. Saul Impianti, la Corsini, la cantina Cribo, che tornerà a minuti con il vino, e c'è una stampa per pizze. Ancora il nostro ringraziamento va al panificio, come una volta, che ha curato il buffet. Salsami del Vulcano, Caffè Cavaliere, che i nostri ospiti hanno apprezzato, il Scorza Buona, che ci sostiene sempre, un grazie particolare, Flor Pagano, che ha curato l'allestimento, e poi di nuovo un ringraziamento di cuore all'ATS Comunità Partecipativa di Corato, che ci ha aperto la sua casa, la Confcommercio di Corato,
è Prologo Quadrato. Ci vediamo l'anno prossimo. E quello che vi volevo dire è che adesso ci beviamo giusto qualcosa per brindare, quindi giusto il tempo di sistemare un attimino l'attrezzatura, non so se magari volete intrattenervi un po' fuori al fresco, perché se il proiettore ci ha lasciati, grazie, insomma, grazie. Penso che sia pesante un po' per tutti l'aria calda, e a brevissimo ci beviamo una cosa. Ci vediamo, okay? Facciamo un brindisi. All'anno prossimo!